Lillo Nishmat Haim Richtor Ben Regina. Nissim Ben Rafael. Benissim Ben Rafael. Allora, siamo alle ultime Makot, alle ultime piaghe, e al momento della preparazione all'uscita dall'Egitto. Più o meno la cosa va così, ci sono le ultime, le penultime, l'ottava e la nona piaga. Non siamo qui. Ottava e nona piaga, non trovo il termine, ottava e nona piaga, che sono le cavallette e il buio, l'oscurità. Dopodiché c'è una lunga interruzione in cui si danno una serie di, si dicono una serie di cose, e alla fine abbiamo la Makkah-Behorot, abbiamo la morte dei primogeniti. L'uscita da Egitto, questo è quello che abbiamo, questa è la parasha. Adesso noi quello che vedremo sono alcune cose di questa lunga interruzione, che è un'interruzione di preparazione in realtà all'uscita da Egitto. Le ultime piaghe sono, come ho detto, le cavallette, che sono un disastro ovviamente per l'Egitto, la distruzione dei raccolti, e il buio, che è una piaga molto particolare, una piaga molto pesante. La Torah dice che il buio era un buio consistente, era un buio quasi, insomma, praticamente come se il buio si tagliasse col coltello, questo è il buio di cui si parla, quindi non un buio normale, non un'oscurità normale, ma un'oscurità terribile, un'oscurità che va al di là dell'oscurità normale. Cioè, in Venezuela si dice che questa oscurità c'è, esiste un'oscurità del genere, che non è l'oscurità naturale, però esiste in natura un'oscurità del genere, lui dice che esiste sull'oceano, non lo so, lui dice di averla sperimentata, l'oscurità di questo tipo, e c'è invece Rav Wolf che dice di averla sperimentata a Manchester. dice l'oscurità che non potete immaginare, quindi non vedevo le macchine, io non riuscivo a vedere le macchine, non riuscivo a vedere le macchine. Ok, questo è il fuoco, la luce attenuava il genere. No, questa è l'oscurità che neanche la luce attenuava, cioè che la luce, cioè non è un'oscurità da assenza di luce. Non so scrivere perché non so neanche ovviamente nessuna possibilità, però quello che dico, Brescia dice di aver sperimentato, quindi esiste in natura in qualche modo, è un fatto eccezionale, ma esiste in natura. È un'oscurità terribile, tanto che è la penultima piaga, che è enorme, ed è la cosa chiaramente miracolosa è che l'oscurità riguarda gli egiziani, non riguarda gli ebrei. Non riguarda gli ebrei vivono nella non oscurità, nel momento che gli egiziani sono nell'oscurità, che ovviamente detto così è impossibile, cioè, ovviamente se c'è l'oscurità per gli ebrei dovrebbe esserci per gli ebrei, però è possibile evidentemente. C'è una cosa, ve la segnalo, che dice Rav Wolf a proposito delle piaghe in generale, delle piaghe in generale, di queste piaghe che colpiscono... Una che cosa? Sì. Sì. Che colpiscono in maniera discriminata, diciamo, ebrei egiziani, cioè quella famosa e quella del... quello che dice il Midrash a proposito dell'acqua trasformata in sangue, che un ebreo e un egiziano bevevano dallo stesso bicchiere, l'ebreo beveva acqua e l'egiziano beveva sangue. Volevo dirvi che riporto una cosa che dice uno degli anni del movimento del Mussar, che è Saba Mizlovodka, che dice che in realtà quello che insegna questa storia
è che ognuno ha un mondo proprio, ognuno vive un mondo proprio. Noi non sempre ce ne rendiamo conto, però ognuno vive un proprio mondo. E allora ricordo una cosa che dice di aver visto un quadro di un pittore, non so chi fosse, non so se lo conosco, in cui descrive la realtà, la realtà naturale, cioè descrive gli alberi, eccetera, eccetera, però visti da vari esseri viventi. Cioè, il modo in cui vede l'albero una farfalla, in cui il modo in cui vede l'albero una mosca, in cui il modo in cui vede l'albero una volpe, in cui vede l'albero un uomo che vuole tagliare l'albero per fare legna, e il modo in cui vede l'albero un uomo che vuole riposarsi sotto l'ombra dell'albero. Sono modi completamente diversi di vedere lo stesso albero. Io vedo l'albero, ma in realtà ognuno vede una cosa completamente diversa rispetto a quello che vede, questo vuol dire vivere in due mondi, vivere in mondi diversi. In realtà noi viviamo in mondi diversi, ognuno vede una realtà che però non è uguale alla realtà che vede un altro. E questo in qualche modo è rappresentato dalle piaghe che colpiscono qualcuno o colpiscono qualcun altro. Bene, arriviamo a un'altra cosa che precede la Maccabi Beirut, che precede l'uscita. Dio, prima dell'uscita dall'Egitto, Dio annuncia a Mosè l'uscita dall'Egitto, vediamo la scena di Mosè, od nega echad avi el al paro ve al mitzrayim, achereken yeshallach etchen mize keshalecho kara yegaresh yegaresh etchen mize. Disse Hashem a Mosè, ancora una piaga io porterò sul faraone e sull'Egitto, dopodiché lui vi manderà via da qui come si manda via una sposa, come si divorzia, insomma lo rappresenta come un divorzio fra Egitto e popolo ebraico. Da Berna Beosnaam parla per favore alle orecchie del popolo, va ishalu ish me'etreu ve isha me'etreu ta elekese lezav. Chiederanno, poi vedremo cosa vuol dire. Chiederanno ognuno dal suo prossimo, è un uomo dal suo prossimo, è una donna dalla persona che è vicina, oggetti d'oro e d'argento. Vaiten Hashem et chena am bene Mitzrayim, e Dio darà la grazia del popolo agli occhi dell'Egitto. Vegama ish Moshe gadol meod beret Mitzrayim, che l'uomo Moshe era grande in terra d'Egitto. Bene avde farof ne'am, agli occhi degli seri del faraone e agli occhi del popolo, scusate, e completiamo questi versi. Uvere Israel asuk il var Moshe, nel capitolo 12, verso 35, dice un mitzai, klechesev vezav mismalot, e chiesero dagli egiziani oggetti d'argento, oggetti d'oro e vestiti. Da Shana Tamet Kanam bene Mitzrayim, ve Yashvum, ve Yatzilut Mitzrayim. E Dio diede la grazia del popolo negli occhi degli egiziani, e glieli diedero, e di Yatzilut Mitzrayim, sfruttarono l'Egitto. Ora, qui abbiamo la cosiddetta Sheilat HaKelim. La Sheilat HaKelim è la richiesta di oggetti d'oro e d'argento. Non sono solo oggetti d'oro e d'argento, si parla anche di smalot, di vestiti, agli egiziani. Questa richiesta è problematica. È problematica da vari punti di vista. È problematico il fatto che
si debba chiedere degli oggetti d'oro d'argento, perché devono chiedere questi oggetti d'oro d'argento, che senso ha questa richiesta, questa domanda. Due, c'è un verbo usato che è problematico, vayash leash il, in ebraico normalmente vuol dire chiedere in prestito, mentre qui non si chiede nessun prestito, in realtà gli oggetti si ritengono e si portano via. Però sembra importante, tanto che Dio dice a Mosè di farlo, Mosè lo fa, Mosè lo si rivolge al popolo e il popolo chiede questi oggetti d'oro e d'argento. E gli egiziani li danno volentieri, si sottolinea anche che, insomma, quasi che gli ebrei siano diventati popolari, Mosè diventa un personaggio importante, eccetera. Sembra un po' la conclusione della Magliera Testella, con Mordecai, che è anche importante. Però perché lo si chiede? Che senso ha questa richiesta? Si può poi chiedere in prestito e poi tenerseli, è quello che in Allah si chiama Gnevat Dat, cioè l'inganno, dire una cosa per farne un'altra. C'è un'altra domanda. L'altra domanda è questa: Dio dice a Mosè, da Bernabe Osano, parla per favore alle orecchie del popolo. Glielo chiede per favore. Allora, se si chiede qualcosa per favore, perché quello che ho davanti non ha nessuna voglia di farlo, se no, non gli chiede il favore, lo fa. Ora, perché non dovrebbe avere voglia di farlo? Si prendono degli oggetti d'oro d'argento, perché non dovrebbe avere voglia di prendersi gli oggetti d'oro d'argento? E quindi c'è questo no, che è problematico. Ma la cosa più problematica in assoluto è questa, che non solo questa richiesta non viene dal popolo. Ora, attenzione, se il popolo chiedesse qualcosa, se il popolo andasse e chiedesse agli egiziani di dargli un po' di bottino, tanto per essere chiari, può piacerci o non piacerci, però sarebbe naturale. Il problema è che non è il popolo che lo chiede, è Dio che chiede al popolo di chiederlo, e glielo chiede per favore di chiederlo. Ma non solo questo, Dio chiede al popolo di chiederlo, e questa richiesta degli oggetti d'oro e d'argento era addirittura prevista da molto tempo, da molti secoli. Quando nel Brit Ben Abetarim viene annunciata la schiavitù in Egitto, ma viene anche annunciata l'uscita dall'Egitto, viene anche annunciato questo, viene anche annunciato che si chiederà una donna dalla Mitoshkenta, dalla donna dalla vicina di casa, oggetti d'oro d'argento, vegliazze rubi e cuscador, c'è scritto che usciranno con un grande capitale. Bene, che senso ha tutto ciò? Questa è la domanda. Cominciamo col porre la domanda sul na. Perché na? Perché è la... perché per favore? Perché Dio dice a Mosè per favore? Allora, ci sono varie spiegazioni sul perché per favore. C'è chi dice per favore perché gli ebrei non volevano chiedere gli oggetti d'oro e d'argento per paura di quello che sarebbe successo. Chiediamo gli oggetti d'oro e d'argento agli egiziani, gli egiziani si arrabbiano. Gli egiziani si arrabbiano e non ci fanno uscire, oppure gli egiziani si arrabbiano e ci fanno uscire e poi ci inseguono. È pericoloso, insomma, è pericoloso tirare troppo la corda, questa è l'idea. Stiamo tirando troppo la corda, il rischio di tirare troppo la corda, quindi non lo voglio fare per non tirare troppo la corda. E quindi per favore fallo, perché è necessario farlo? Domanda ovviamente perché è necessario farlo. C'è un'altra interpretazione. Il na è a Mosè. A Mosè viene detto no. Quando Dio si rivolge a Mosè, dice da Bernam, parla per favore. Quando il popolo lo fa, non c'è scritto no. Il Chatam Sofer dice
che in realtà il Nai rivolto a Mosè, perché Mosè non vorrebbe farlo. È Mosè che non vorrebbe farlo, perché? Perché vorrebbe che gli ebrei si occupassero d'altro. Vorrebbe che gli ebrei, nel momento dell'uscita dall'Egitto, si occupassero di qualcosa di più elevato, di più spirituale, non si occupassero di soldi, si occupassero di spiritualità. I rabbini dicono, che notano una cosa, che Mosè, durante l'uscita dall'Egitto, va a cercare le ossa di Yosef. Va a cercare le ossa di Yosef, perché Yosef, ricordate, aveva fatto promettere ai suoi fratelli di riportare indietro le sue ossa nel momento dell'uscita dall'Egitto. Mosè si occupa di questo, si occupa di mantenere la promessa fatta a Yosef. Mosè si occupa cioè di qualcosa di spirituale, vorrebbe che anche il popolo si occupasse di qualcosa di spirituale e non si occupasse di oro e argento. Dio gli dice per favore fallo. In questo per favore fallo forse c'è una delle spiegazioni del perché bisogna farlo. La spiegazione che dà Ravelon, per esempio, è che in realtà di oggetti da oggetto c'è bisogno. Perché c'è bisogno? Per un motivo molto semplice. Si è un popolo, si va a costruire una nazione, si va a costruire uno Stato. Ci vogliono i soldi. Ci vogliono i soldi per costruire tutto questo. Ci vuole l'oro e l'argento per costruire tutto questo. Mosè si occupa di spirito e Dio gli dice occupati anche di materia, occupati anche di come si costruisce uno Stato. Avete bisogno di queste cose. Avete bisogno anche dell'oro e dell'argento. Quindi in questo momento ci serve una specie di contrapposizione paradossale fra Dio e Mosè. Dio che dice, dei soldi c'è bisogno, quindi vai, chiedi i soldi, chiedi l'oro e l'argento. Mosè che dice, no, non c'è bisogno di soldi. Allora, questa spiegazione che riporta l'ONU, in realtà la troviamo in un Midrash, su qualcosa che avviene dopo, sul Chetagel, sul vitello d'oro. Quando gli ebrei fanno il vitello d'oro, secondo il Midrash, Mosè, Dio dice, il tuo popolo ha peccato, e non so se vi ricordate la risposta, Dio dice, il tuo popolo, e Mosè gli risponde, no, il tuo popolo, ok? Però il Midrash va avanti in questa storia qui, il Midrash dice, non è che quando si comportano male sono il mio popolo, quando si comportano bene sono il tuo, è il tuo popolo, in tutti e due i casi. Però il Midrash va avanti e dice, il tuo popolo anche per un altro motivo. Perché hanno fatto il vitello d'oro? Perché avevano l'oro. E perché avevano l'oro? Perché tu hai detto di prendere l'oro, io non lo volevo l'oro. Tu hai detto di prendere l'oro. E quindi il fatto che abbiano fatto il vitello d'oro è in parte anche tua responsabilità, perché tu gli hai fatto prendere l'oro e l'oro li ha portati, la vera l'oro li ha portati al vitello d'oro. Sembra un po' il dibattito sulle armi, se è necessario, se il problema è che si hanno le armi quindi si spara, oppure si spara, o si spara nonostante, oppure insomma, pure il fatto, insomma, non sono le armi che fanno sparare, le armi sono solo uno strumento. Sembra un po' questo. Però Mosè dice, no, in realtà tu gli hai dato lo strumento e lo strumento porta a fare certe cose. Questa è un'altra interpretazione, l'altra interpretazione secondo cui è necessario l'oro, cioè è necessario per il popolo ebraico l'oro. Ci sono varie spiegazioni. Ora, perché gli ebrei devono uscire Birchush Gadol? Perché gli ebrei devono uscire dall'Egitto con il capitale? Sembra, tra l'altro, sembra una barzelletta antisemita. Ottimo come elemento antisemita questo, insomma. Gli ebrei legati all'oro e all'argento funziona molto bene. È la loro liquidazione. Allora, questa è una delle spiegazioni. Rispondermi, Drash. Allora, una delle spiegazioni è esattamente questa. Si racconta che ai tempi di Alessandro Magno, gli egiziani di allora,
vennero da Alessandro e gli dissero: guarda cosa c'è scritto nella Torah. Dio ha dato la grazia, poi cosa ci hanno dato i suoi soldi? E gli egiziani dicono: ridateci i soldi, ridateci l'oro e l'argento, ridateci l'oro e l'argento che avete preso da noi. Alessandro convoca i Chachamim su questa domanda degli egiziani. C'è un signore che si chiama Gevia Ben Pessissa che dice: sentite, mi date la possibilità di rispondere io? Guardate, così non correte rischi. Se la risposta è stupida, direte: vi abbiamo mandato il più cretino, e quindi rispondo. Se la risposta è buona, e quindi va bene. Voi non rischiate, non vi esponete in prima persona, quindi mandate me che non sono nessuno e do una risposta. E questi lo mandano questo Gevia Ben Pessissa, e Ben Pessissa dice: allora, voi da dove portate la prova di questa storia dei soldi, che vi dobbiamo i soldi, eccetera, eccetera, dalla Torah? Benissimo, anch'io vi porto la prova dalla Torah. E vi porto la prova che dice: un Moshe bene Israel, Asher Yashub Mitzrayim Shiloshim Shana Ve'Arba Me'ot Shana. La residenza dei figli di Israele che hanno risieduto in Egitto è 430 anni. Bene, ci date lo stipendio di 430 anni? Ok? Se quello che ho detto non ho lavorato niente, adesso ho pagato 430 anni. E mi sentiamo anche io che ti do 200, ma intanto ripagateci 430 anni. Alessandro si rivolge e dice: datemi una risposta. E questi dicono: abbiamo bisogno di qualche giorno per dare una risposta. Passano i giorni e non riescono a dare una risposta. Ok, questa è una delle spiegazioni classiche. Quella spiegazione classica è il risarcimento di secoli di schiavitù. Secoli di schiavitù, di lavoro non pagato, a questo punto ci ridate indietro i soldi del lavoro non pagato per secoli. Ora, questo tipo di spiegazione è una spiegazione che troviamo in varie declinazioni nella tradizione ebraica. La troviamo per esempio anche in un altro, data in un altro modo da un grande maestro dell'Ottocento che è il Malbim. Il Malbim dice questo, in inglese. Okay. Il Malbim dice che non è un risarcimento per gli anni di schiavitù, ma per qualcos'altro. Allora, gli ebrei escono dall'Egitto. Gli ebrei in Egitto hanno le loro case, magari qualcuno anche dei italiani. Lasciano comunque, lasciano sicuramente i beni immobili. I beni immobili li lasciano. Qualcuno se li prenderà. E quindi chiedono un risarcimento per ciò che lasciano. Non stanno chiedendo il risarcimento per gli anni di schiavitù, ma per ciò che lasciano. In quel momento lasciano dei beni. Quindi chiedono di avere una contropartita per i beni che lasciano. Questa è un'altra spiegazione. Una terza spiegazione la troviamo un'altra spiegazione la troviamo nel Chesconi. Allora, il Chesconi dice questo: paragona questa richiesta degli oggetti d'oro e d'argento a un altro passo della Torah in cui si parla dello schiavo. C'è un passo della Torah in cui si parla dello schiavo e in cui c'è scritto, si parla dello schiavo ebreo. Lo schiavo ebreo lavorava in genere 6 anni. In genere era uno schiavo che veniva reso schiavo a causa per debiti in genere, o per debiti o per furti,
era punizione, ma era un modo di risarcire ciò che aveva rubato. Quando lo schiavo veniva liberato, la Torah dice: Lotesh Alechem Orekam, non potrai mandarlo via a mani vuote, devi dargli qualcosa, devi dargli dal tuo capitale, devi dargli dai tuoi beni, non puoi mandarlo via a mani vuote. Questa è la spiegazione anche della Chesbonin, che è tra l'altro molto convincente, perché tra l'altro Chesbonin lo lega al testo, dimostra che il testo usa esattamente le stesse parole, sia a proposito dello schiavo ebreo lasciato libero, sia a proposito di testo andare in Egitto. Qual è l'idea? L'idea è che è un'ingiustizia lasciare lo schiavo senza dargli niente, mandare via una persona senza dargli niente. Sì, c'è una liquidazione, esattamente così, c'è una liquidazione per il lavoro fatto. Non si manda via le persone così, senza nulla. E quindi, secondo Chesbonin, qui c'è un atto di giustizia, semplicemente. Ora, la domanda, ovviamente, è quella che ho fatto all'inizio. Allora, se gli ebrei chiedono agli egiziani un risarcimento, chiedere agli egiziani semplicemente di dare i soldi perché per vendetta, per rivalsa, è un comportamento umano, insomma, comprensibile. Però la verità è che non sembra che sia questo. Perché non sembra che sia questo? Per due motivi. Uno, ecco. Alla fine, non è mai visto perché è già fatto. Ok, non è questo per vari motivi. Uno è che gli ebrei potevano ottenere un risultato del genere in maniera molto semplice. Abbiamo parlato prima della piaga dell'oscurità. L'oscurità, loro ci vedevano, gli egiziani non ci vedevano, è il metodo migliore per avere quello che si vuole. Si va in giro. Praticamente. Sì, ma anche in questo caso, non è che sia molto diverso. Se diciamo che è. Se diciamo che è un modo di riavere quello che. Se lo potevano andare a prendere, insomma, se lo potevano andare a prendere nel momento dell'oscurità. Non lo fanno, okay. Non approfittano del blackout come è successo, no? Ricordate, anni fa a New York, svaligiare i supermercati, non approfittano del blackout, durante il blackout non svaligiano i supermercati, lo fanno chiedendo questo. Quindi c'è una necessità di chiederlo, questa è la novità, insomma. C'è un'altra interpretazione che è interessante, di un Midrash, che nota una cosa, che nota che in ebrei c'è scritto che una donna chiedeva alla sua vicina di casa. C'è un Midrash, è una interpretazione stranissima, cioè non stranissima, tutto molto realistica. Allora, ricordiamoci che in Egitto c'è stato un momento terribile, che è il momento in cui il faraone decreta che si buttano i bambini nel Nilo. Allora, il momento terribile, ho provato a dire a suo tempo che era una specie di pogrom, insomma, è il primo esempio di pogrom che abbiamo. Allora, come si fa un pogrom? Un pogrom si fa in questo modo, ci sono le persone che vanno in giro e ammazzano ebrei, in questo modo. Il pogrom non è una violenza organizzata di un esercito, ma il pogrom avviene in questo modo. Bene, come si affronta la violenza non organizzata, anche quella organizzata? C'è un metodo vecchissimo, è molto usato nella storia ebraica,
pagando. Pagando. Cosa si fa? Ho il tizio che mi può venire in casa a prendermi il bambino, gli do dei soldi, ma non mi faccio prendere il bambino. Tante volte ti frega. Ok, tante volte non funziona, tante volte si prende i soldi e poi si prende anche il bambino. Però questo è stato il sistema usato in continuazione durante le persecuzioni. Si paga il persecutore, si corrompe il persecutore, è stato il sistema usato anche durante il nazismo, anche in quel caso si è usato il sistema. No, moltissimi, così molte volte non ha funzionato, molte volte c'è stato il doppio inganno, però questo è stato, ed è stato il sistema usato continuamente nella storia greca medievale, per esempio, continuamente, in continuazione è stato questo. Per tutto, sia che la persecuzione fosse il rischio di vita, sia che la persecuzione fosse persecuzione di altro tipo. Ok, voi sapete che i nazisti inventano la stella gialla. Bene, sapete che non sono stati i nazisti a inventarla. Cioè, la stella gialla sì. La stella gialla l'ha inventata i nazisti. Però il segno giallo e il segno di riconoscimento non è stato inventato dai nazisti. Ha una storia molto lunga il segno di riconoscimento, risale a un concilio, il concilio del 1215. Potevamo festeggiarlo la settimana scorsa. Che cosa? Potevamo festeggiarlo l'anno scorso. Il concilio del 1215 che stabilisce il segno di riconoscimento per gli ebrei. Bene, com'è che però il segno di riconoscimento molte volte non c'è? Com'è che gli ebrei, in alcune parti il segno di riconoscimento c'è stato sicuramente per esempio a Roma dopo il ghetto, però attenzione, siamo nel 1555, cioè siamo 3 secoli e mezzo dopo, ok? Passano 3 secoli e mezzo, c'è sporadicamente da alcune parti, però non c'è sistematicamente il segno di riconoscimento. Che facevano gli ebrei? Pagavano il non mettere il segno di riconoscimento. C'è un re francese che è Filippo il Bello che li vendeva semplicemente, aveva messo su un business di segni di riconoscimento. Questo era il sistema era quello di pagare, di corrompere, ed è stato il sistema strausato nella storia greca. Cosa dice questo universo? Dice, anche qui hanno usato lo stesso sistema, perché mi lascio notare una cosa, nota che il faraone dice con la ben aierolata shirku che tutti i bambini devono essere gettati nel Nilo, il testo non dice che questo viene fatto in maniera generalizzata. Generalizzata. È stato sicuramente fatto, ma che sia stata una, che sia stato generalizzato non viene detto nel testo, e in realtà si interpreta che non è stato detto nel testo perché gli ebrei sono stati in qualche modo in grado di bloccarlo, per parzialmente, non completamente, perché certamente i bambini ne hanno uccisi tanti, però sono riusciti a bloccarlo. In che modo? Pagando. E chi pagavano? I vicini di casa. Perché erano quelli più pericolosi, erano quelli che ti potevano mettere in casa. Erano i più pericolosi, erano i vicini di casa. Si pagano i vicini di casa. E che cosa si fa quando si esce? Si richiede indietro i soldi ai vicini di casa. Si richiedono indietro i soldi ai vicini di casa. Questa deve essere molto particolare nel video, che però è abbastanza convincente. Ora, però, tutto questo funziona, ripeto, se si tratta di un problema fra ebrei e egiziani. Ok? Ci avete sfruttato, ci avete ammazzato, avete fatto tutto questo. Vogliamo un risarcimento, vogliamo riavere indietro i nostri soldi, vogliamo essere pagati per quello che abbiamo fatto. Va bene, tutto questo va bene, è normale. Il problema è che lo chiede Dio. Il problema è perché Dio chiede una cosa del genere. Il problema è perché Dio abbia necessità che questo avvenga. Ora, a questo si possono dare varie spiegazioni. Ok, con quale volete cominciare? Con quella più buonista o con quella meno? Con quella meno.
No, quella meno voglio farla come conclusione. Quella più cattiva voglio farla come conclusione. Ci stiamo male. Ok, cominciamo con quella più buonista. C'è un verso della Torah che dice Lo teta'er mitzri, che vuol dire di non avere in abominio l'egiziano. Okay, di non avere in abominio l'egiziano. Cioè è una mitzvah della Torah. È una mitzvah della Torah di non avere in abominio l'egiziano. Chi ger aita berzon, perché sei stato straniero nella sua terra. Cioè che cosa ci viene detto in quel verso della Torah? Ricordati il bene che hai avuto dall'egiziano, ricordati del fatto che sei stato accolto, che nella sua terra sei stato accolto, per un certo punto sei stato accolto, è vero che poi c'è stata la schiavitù, è vero che poi c'è stata la persecuzione, però ti chiedo di ricordarti anche il bene che hai avuto e di non avere un atteggiamento di ripulsa, di odio, di eccetera eccetera, con quanto dell'egiziano. Allora, secondo qualcuno, qualche commentatore, soprattutto contemporaneo, qui si vuole uscire dall'Egitto mantenendo per quanto possibile un ricordo non semplicemente negativo. Gli egiziani, attenzione, l'idea è che gli egiziani danno volontariamente, è vero che gli ebrei li chiedono, ma gli egiziani sono contenti di darlo. Questo è quello che dice il testo. Il testo dice che gli egiziani sono contenti di darlo. Attenzione, non lo dice solo il testo. Lo dice una fonte storica, che è l'antichità giudaica di Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio riporta questa cosa, e la riporta in questo modo, non dice che Mosè chiede di chiedere gli oggetti d'oro e d'argento, ma dice che gli egiziani, di loro spontanea volontà, danno agli ebrei una quantità di oggetti d'oro e d'argento e esprimono il loro quasi amore nei confronti degli ebrei. Cioè c'è un cambiamento dell'atteggiamento. Allora, secondo questa linea di commento, questo cambiamento di atteggiamento è necessario per non uscire dall'Egitto avendo soltanto il ricordo del malor, insomma, avendo soltanto il ricordo dell'amarezza, della schiavitù, della persecuzione, ma ricordando anche qualcos'altro. Questa è una linea di interpretazione. Seconda linea di interpretazione. È la linea più o meno del Chesed che abbiamo preso, che abbiamo citato prima, ma è anche di un rabbino italiano, che è famoso soprattutto perché sono un professore, non proprio perché sono un rabbino, che è Umberto Cassuto, ha scritto un commento alla Torah anche. Cassuto dice che è un atto di giustizia. Ed è quello che dice, in realtà riprende il commento del Chesed, in che senso? Cioè cosa dice? Dice, allora, qui siamo davanti a un atto di giustizia. Lo schiavo non può essere mandato via, secondo la Torah, secondo le leggi stabilite dalla Torah, lo schiavo non può essere mandato via senza dargli un risarcimento, senza dargli una liquidazione, eccetera, eccetera. Lo richiede la giustizia, lo richiede il Sedek. Nel momento in cui si esce, Dio richiede che ci sia un atto di giustizia. Dio pretende un atto di giustizia, Dio pretende che ci sia un atto di giustizia. A voi non interessa? A me interessa che ci sia l'atto di giustizia. A me interessa che ci sia un atto di giustizia, che voi non possiate uscire senza me. Questa è un'altra linea interpretativa in cui non c'è il volemos bene con gli egiziani, ma c'è che gli egiziani devono fare il loro dovere, devono pagare in qualche modo quello che devono pagare, devono comunque risarcire. Ok, l'interpretazione è cattiva, ma molto cattiva. Va bene, allora, è un'interpretazione che riporta Haim Friedlander, è un'interpretazione
che è molto problematica, lo dico subito. L'interpretazione è del Beta Levi. Il Beta Levi è il è uno dei Soloveitchik, però è un Soloveitchik dell'Ottocento, dei Rabbanim di Briska, questa grande famiglia lituana. Allora, il Beta Levi sostiene che esiste un rapporto tra popolo ebraico e altri popoli, in cui però c'è sempre una distanza da mantenere. C'è sempre una distanza da mantenere. Quella distanza è quella, e non si può annullare quella distanza. Quando si annulla quella distanza, succede qualcosa per cui quella distanza viene ristabilita. Insomma, per usare, uscire fuori di metafora, se gli ebrei si avvicinano troppo agli altri popoli, succede che sono gli altri popoli che si allontanano. La distanza viene mantenuta o perché gli ebrei la mantengono o perché gli altri la mantengono. Questa è l'idea. Questa è l'idea del Beta Levi. È un'idea pesante, è un'idea molto pesante. Assimilazioni sarebbe. No, il contrario. Cioè, uno non deve assimilarsi, sì, non lo so. Deve entrare dentro l'altro popolo. Sì, però il problema è un altro. Il problema è che se però succede, a un certo punto succede, c'è il fenomeno contrario, per cui sono gli altri che si allontanano. Ok? Ok. Che succede? Quello, come spiega il Beta Levi quello che succede in Egitto? Quello che succede in Egitto lo spiega in questo modo. Gli ebrei arrivano in Egitto, sono un gruppo separato, vengono messi in Eretz Goshen e vengono messi come gruppo separato in Eretz Goshen. Vi ricordate, avevamo studiato a suo tempo Yosef che li mette volutamente, dice che sono pastori, quindi diversi agli egiziani, eccetera, eccetera. Mettono la Goshen, come si conclude il libro di Bereshit? Non il libro di Bereshit, si conclude la parasha di Vaigash. Come si conclude? Con gli ebrei che se vanno da tutte le parti, che gli ebrei che riempiono l'Egitto, perché Vayahazuba ne prendono possesso. C'è scritto che gli ebrei prendono possesso dell'Egitto, è un termine usato, il verbo viene usato soltanto per Eretz Israel. L'unico caso in cui viene usato il termine Ahusa, che è un termine che indica un possesso molto forte, molto intimo, viene usato soltanto per Eretz Israel e viene usato per l'Egitto. Gli ebrei arrivano a questo, gli ebrei arrivano quindi a una vicinanza molto forte. Il Midrash dice che arriva a una vicinanza ancora più forte. Il Midrash dice per esempio che smettono di fare la Milà in Egitto. La Milà è un punto centrale. In tutti i periodi di grande assimilazione si smette di fare la Milà. O perché c'è un divieto di fare la Milà, succede, perché vi ricordate la storia di Hanukkah in cui c'è un divieto di fare la Milà, però la storia che raccontiamo meno è che gli ebrei erano molto entusiasti del divieto, molti ebrei erano molto entusiasti del divieto, la Milà la facevano già prima del divieto, ok? Non è che fosse poi, non so, facevano una cosa allucinante a parte la Milà, a parte non fare la Milà, nascondevano la Milà che avevano fatto, ok? Vabbè. Non fanno la Milà per essere sempre più simili, sempre più simili. Che succede? Succede il fenomeno contrario, che sono gli egiziani che non ce la fanno più degli ebrei. Sono gli egiziani che si allontanano. Sono gli egiziani che si allontanano e sono gli egiziani che, dice il Beta Levi, ristabiliscono la distanza. La distanza gli ebrei l'hanno persa, a questo punto sono gli egiziani che ristabiliscono la distanza. Questo fenomeno, dice il Beta Levi, non è un fenomeno naturale.
ma è un fenomeno innaturale, non è naturale, ma è un fenomeno innaturale, è un fenomeno straordinario della storia greca. Che cosa succede quando gli ebrei escono dall'Egitto? Che gli stessi egiziani che si erano allontanati da loro si riavvicinano a loro. Gli stessi egiziani che si erano allontanati e che si erano, che avevano considerati come gli ultimi uomini da terra, improvvisamente si riavvicinano a loro. Qual è il messaggio secondo il Betalevi? Secondo me, in realtà secondo Friedlander, che gli prende il Betalevi, il messaggio è: non crediate che tutto ciò sia normale. Cioè, non crediate che l'allontanamento e l'avvicinamento siano fenomeni naturali. Non crediate che sia un fenomeno naturale, cioè non crediate che la storia ebraica sia una storia normale. Non crediate di vivere in una storia normale. La vostra storia non è una storia normale. E ve lo dimostro in due modi. Uno, gli egiziani che prima vi hanno accolti si allontanano da voi, ma gli egiziani che vi odiavano a morte improvvisamente si riavvicinano a voi. Non è naturale tutto questo, non c'è niente di naturale in tutto questo. Volevo concludere con un'altra cosa, che non c'entra niente con quello che adesso, che mi ho dimenticato di dire. Oggi vado completamente in disordine, però non fa niente, ogni tanto fa niente. C'è una spiegazione di questa cosa dei soldi indietro, dei soldi insomma che si chiedono, che dà Rav Sorotskin. Rav Sorotskin è un rabbino contemporaneo, credo che muore negli anni 50, no? Non mi ricordo tanto quando muore, lo sai, ma si dica. È un po' interessante sapere quando muore, perché per la spiegazione che dà. Ungherese, anche lui? Sì, credo di sì, credo di sì. Vorrei dirvi, ma... Sì, molto strano. La classe non è acqua, si dice. Va bene. Andrea? Non lo so. Eh? Un po' di tempo. Zalman Sorotskin. Sì. 1966. 1866? Sì. 881-1966. Ok. Allora, Sorotskin dà una spiegazione, a questo punto si capisce legata a cosa, di questo tipo, sul Nada, quello di cui abbiamo partiti. Perché gli ebrei non vogliono prendersi questo risarcimento? E lui la lega a una cosa della sua epoca. Vi ricordate la questione dei risarcimenti della Germania dopo la Shoah? In Israele scoppiò di tutto sui risarcimenti della Germania. Ci fu un'opposizione molto forte, uno degli oppositori più forti e più scatenati fu Menachem Begin, che si oppose in maniera più assoluta a ricevere qualsiasi risarcimento per la Shoah della Germania. Allora, fu Ben Gurion che volle assolutamente il risarcimento, fu fondamentale per il risarcimento, fu un elemento fondamentale per l'economia israeliana a quel punto, però in Israele scoppiò di tutto su questa faccenda qui. Perché scoppiò di tutto? Perché era un modo di permettere alla Germania di levarsi la coscienza. Non si vende l'idea, non si vende sangue, non si vende le persone, non si permette di purificare la coscienza tedesca con i soldi. Secondo Sorotskin dà questa interpretazione, che qui siamo davanti allo stesso problema. No, gli ebrei non volevano quei soldi, non volevano quel denaro, perché quel denaro significava permettere agli egiziani di lavarsi la coscienza. Noi non vogliamo permettergli di lavarsi la coscienza. E Dio gli dice: dovete prendere quel denaro. Dovete prenderlo, paradossalmente per gli stessi motivi, se vale la spiegazione che abbiamo dato prima, che quel denaro vi servirà per costruire voi stessi, costruire una nazione, eccetera, eccetera. Insomma, l'idea è che in alcuni casi è necessario, non so, l'idea è che sia necessario un compromesso. La cosa paradossale è che è Dio che fa il compromesso in questo problema.
un'ultima cosa. L'ultima cosa è questa. C'è un problema nel verbo usato. Il verbo usato è il verbo l'ashil. Ora, l'ashil normalmente vuol dire chiedere in prestito. E a questo punto saremo davanti al pinevat da'at, cioè saremo davanti a un inganno. Io ti chiedo in prestito qualcosa e poi non lo tengo. Ora, la stragrande maggioranza dei commentatori dice che qui questa cosa non c'è. Non abbiamo il tempo, sarebbe un po' complicato per avere una lavagna per spiegarlo, però moltissimi commentatori portano delle prove assolutamente convincenti che il verbo leashit nella Torah viene usato spesso per indicare un regalo e non un prestito. E quindi si tratterebbe di un regalo e non di un prestito. Questa è la spiegazione che danno, devo dire, il 90% dei commentatori. Però la domanda rimane. La domanda è perché comunque usare un verbo ambiguo, una situazione, cioè praticamente quello che dicono i commentatori è che è un prestito lo almenat leachzir. Una contraddizione in termini, un prestito senza intenzione di restituirlo, che è una specie di regalo mascherato. Ma perché usare un regalo mascherato? Che bisogno c'è in realtà, se poi il popolo in realtà, se poi gli egiziani lo vogliono dare? Che bisogno c'è? E qui c'è una spiegazione che dà per esempio Friedlander, è questa. C'è un leitmotiv della storia dell'uscita dall'Egitto. Il leitmotiv della storia dell'uscita dall'Egitto è che bisogna tagliare i ponti. Tagliare i ponti con l'Egitto. Questo è il leitmotiv. Gli ebrei, per esempio, lo vedremo più avanti, escono dall'Egitto e Dio non gli permette di fare la strada più corta, che è quella che passa per Gaza. Non gli permette di fare la strada più corta, ma gli fa fare la strada più lunga. Che senso ha quella strada più lunga? Posso dare varie spiegazioni, però un senso sicuramente ce l'ha. Più ci si allontana, ma si può tornare indietro. Più è difficile tornare indietro. Quindi bisogna spezzare il legame, perché se si mantiene il legame è pericoloso. Perché? Perché le ebrei in Egitto non sono solo persone che hanno vissuto in Egitto, ma hanno vissuto profondamente in Egitto. L'immagine che usa il Midrash per indicare il rapporto fra popolo ebraico e Egitto è quello dell'Ubar Bimeimo, dell'embrione nel ventre della madre. È simbiotico. È simbiotico. Che cos'è l'uscita dall'Egitto? È un parto. È un parto in cui si taglia il cordone ombelicale, si deve tagliare. Insomma, l'idea è che il cordone vada tagliato, che si debba uscire completamente. Attenzione, gli oggetti regalati sono un legame. Sono un legame. Vanno in direzione contraria. Sono un legame. Nel momento in cui qualcuno mi regala qualcosa, c'è un rapporto fra me e chi mi ha regalato. E quindi si tenta di rendere il regalo un non regalo. Il regalo diventa un prestito perché non sia il legame non sia così forte. Non ci sia per esempio un legame, sì, lo è, però il prestito è un legame molto meno forte. Molto meno forte, perché il prestito non mentre un regalo che ha un rapporto di gratitudine e quindi di affetto in qualche modo, un prestito no, non lo crea, nonostante mi crea un rapporto di dipendenza di cui vorrei liberarmi. E quindi secondo questa interpretazione la formula indiretta nel ricevere questo oggetto d'oro e d'argento serve per non creare un legame troppo forte, per non ricreare un legame con l'Egitto nel momento in cui quel legame viene spezzato. Ok?